che ha detto il rappresentante, diciamo che è falso, Non corrisponde a non verità. corrisponde a verità. Così l'assessore comunale ai tributi Concetta Fiora Focus, nostro programma di approfondimento, replicando alle lamentele sollevate dai venditori ambulanti per essere stati sanzionati dagli agenti della Polizia Municipale per occupazione abusiva di suolo pubblico e quindi per non essere stati autorizzati ad occupare l'area che ricade in via Costantino Orazio, sito adibito al mercatino settimanale nella frazione di Scoglietti. La replica dell'amministrazione comunale è stata puntuale, questo perché a dire della Fiore l'argomento è stato dato ampio spazio. Circa un mese fa, praticamente dal momento in cui noi abbiamo chiesto come amministrazione che i venditori ambulanti andassero a pagare il suolo pubblico, perché uno che ha l'autorizzazione, ha assegnato il posto e non Sì. paga il suolo pubblico, in ogni caso sei abusivo, no? Certo. Di conseguenza ha chiesto l'incontro all'amministrazione circa 20 giorni fa. C'è stata una conferenza di servizio alla presenza del comandante Costa, del presidente della Fieremaia Giovanni Denaro, dell'assessore Avola, dell'assessore Fiore che sono io perché sono assessore ai tributi pure. E quindi noi abbiamo detto che praticamente l'amministrazione comunale dava 20 giorni di tempo e c'è anche una lettera scritta mia per quanto riguarda la modalità come devono pagare il suolo pubblico in due rate, in ogni caso di recarsi negli uffici dell'ufficio tributi per quanto riguarda la tariffa che le sembrava un po' eccessiva, noi abbiamo detto che in ogni caso pagavano la prima rata, per quanto riguarda la seconda rata, poi se ci poteva sedere e discutere un'eventuale Loro non discutono. riduzione. Quindi la lettera è stata inviata, lunedì scorso già loro si dovevano munire di pagamento del suolo pubblico perché non è possibile non pagare il suolo pubblico. Molti non erano stati avvisati perché lui era il portavoce, perché ha firmato, ha chiesto l'incontro proprio il presidente che li rappresenta e oggi i vigili urbani praticamente hanno dovuto fare il loro compito e quindi multare chi non aveva pagato il suolo Ecco, il pubblico.